Bene, sono Marco Tibiletti, il comandante di Goletta Verde per il quarto anno consecutivo, la quarta campagna. E, comandare Goletta è un'esperienza bellissima, soprattutto per chi ama le vecchie signore del mare come questa, che hanno le loro caratteristiche di navigazione molto particolari, che danno soddisfazione enorme tecnicamente, ma anche dal punto di vista umano, perché si naviga su barche che per decine e decine di anni hanno scioccato i nostri mari dando da mangiare a persone, a gente di mare, a marittimi. Quindi navigare con un'imbarcazione che ha fatto la barca da trasporto, il peschereccio e poi la barca con finalità sociali e finalmente anche questo bellissimo lavoro che è quello di Legambiente è indubbiamente una soddisfazione che difficilmente si può ottenere, che viene senz'altro prima all'altra soddisfazione che è quella di girare tutti i nostri mari e che sono comunque tra i mari più belli del mondo, quindi un'occasione che credo che comunque il comandante dell'imbarcazione difficilmente può avere la gioia di avere. Teniamo conto che probabilmente Goletta è una delle imbarcazioni italiane, se non quella che fa più miglia durante l'anno, e nel nostro paese la navigazione da diporto non è quella di altri paesi dove le persone navigano moltissimo, e quindi senza dubbio è una barca che fa tante miglia. Ovviamente le sente, quindi bisogna avere un po' di delicatezza, perché gli anni li ha. Lo scafo è quello originario del 36, quando è nata come barca da trasporto armata al terzo a vela a Cattolica vicino a Rimini. Sempre a Cattolica, dopo la guerra, è stata trasformata, motorizzata e trasformata in peschereccio e ha fatto il suo onesto mestiere di paranza per circa 30 anni. C'è una bellissima foto ancora alla cooperativa, alla sede della cooperativa pescatori di Cattolica, c'è questa bellissima fotografia che fa vedere la barca quando era armata a paranza. E poi appunto nella sua ultima versione trasformata da questa cooperativa sociale in barca con finalità sociali e ambientali.